L'allegato c'è. Buona. Invio. Invia. Invio. Ottimo. Forse mettiamo delle maiuscole, no? Delle virgole. Perché? Boh, il festival delle lettere, gente che sa scrivere in italiano, ci È tiene. sottotesto qui. Stiamo lavorando molto, siamo molto impegnati, quindi la scriviamo un po' così di fretta, capito? Funziona. Ok, shot chic, però almeno, non lo so, firmiamoci con i nomi completi, È mettiamo. arrivata una mail. Vabbè, Spiace. non importa, dai, stiamo su quest'altra mail che è più importante, una consegna urgente, siamo in ritardo, Ma dai. Fabri, scusa, magari lavoro, che cazzo dici? Ci Ma si serve. risponde in automatico. Dai, continuiamo a scrivere quest'altra roba, forse. Cioè? È l'out of office. È presente quando mandiamo le mail a quella gente che lavora nelle aziende vere che ci arriva questa mail di risposta con questo messaggio automatico, si pregano di non rispondere a questo messaggio, eccetera, eccetera. Ecco, è quello. È un risponditore automatico. Ah, come si chiama? L'out of office. Fatelo anche tu Out perché è utile. of office. Forse prima di farmi l'out of office, forse dovrei farmi un office, eh? Lavoriamo nella mia cucina. Vabbè, una bella cucina però, è abitabile. Cazzo di tinello. Qui c'è da scegliere la frase di risposta ed è fatto. Pensate, eh? Non dico la tecnologia. Ma questo è il citofono? E che ne so, è casa tua. Ma chi è? Il cinese di ieri non è mai arrivato, forse. Farà cagare. Vabbè, pure buonissimo. Sì? Ah, signora Rosa, noi che credevo ci fossero... Ah. Ma... Mi scuso, eh? Mi scuso, sì. Mi scuso. Me ne scuso, eh? Me ne scuso. Oh, ma ti ho detto che me ne... Oh, mi sono già scusato, però. Ho capito, ma se mi... Ho capito, ma più per scusarmi, ma tornate in portineria, sta strozza! Tutto ok. No, molto, molto ok. C'è un piccolo problemino. Cassetta della posta, ma... Portinaia, tra l'altro, è una signora squisita, sembra... Ma che cazzo! Ma sta strozza! Allora! Il problema della cassetta della Da posta. quant'è che non la apri? 3-2. 2 anni. 2 mesi, Fabri. Vabbè che... Aspetta, con No, calma, ma piano guarda, basta piano. prendere... Da... Occhio. Occhio. Mondo convenienza, gas, luce, internet, Triplete. catalogo, 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 sushi, kebab, questo fa sia sushi che kebab, ma questo? Che telegramma, ma Telegram, ma che chi è che manda i telegrammi ancora? È stupendo. senti, io mando sta mail qua al festival delle lettere, se no perdiamo il lavoro, non è tutto carino. Aspetta, Fabri. Cosa dove? Che? Non mandate quella mail al Festival delle Lettere. Stop. Se lo fate, il mondo finirà. Stop. Vabbè, è il classico scherzo brutto di Marcello da Roma, posso dire. Non è il classico scherzo brutto di Marcello da Roma. Stop. Il raviolo decappottabile. Stop. La tasca cicciosa. Stop. Fabri, a chi l'hai detto? A chi l'ho detto io? A chi l'hai Confessa. detto tu? Ma ti pare che io vado a dire in giro del nostro progetto segreto? Magari per vantarti, Ma chi l'hai così detto tu? L'hai confessa. mandato tu? Confessa adesso, Vabbè, quello che mi ok, nessuno fate di noi vedere. l'ha detto nessuno, però sto telegramma qualcuno l'ha inviato. Chi l'ha inviato? E tu l'hai Ma io inviato? tu l'avrei Ma stai inviato. L'avrei scherzando? inviato Ma l'hai tu. inviato tu? Il tuo alter ego sbronzo. Ecco chi l'ha inviato, diciamocelo. Lo sai tu, lo so io. Dai, ma. Oddio. Ma dai, ma ti pare che da sbronzo la prima cosa che faccio è mandare un telegramma? L'ultima volta mi hai cambiato residenza. Rosetto degli Abruzzi. Quindi adesso se permetti io mando la mail al Festival delle Lettere perché io questo No, lavoro no, lo no, vorrei no, 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 fare. nel dubbio, cioè, il mondo finirà, capito? Ascoltiamo il telegramma, Fabri. Ma Nel dubbio, nel nel dubbio non dubbio, ma voglio sì. perdere questo lavoro, nel dubbio non prendo ordini da un telegramma mandato dal tuo alter ego sbronzo, scusami. Tra l'altro permettimi, il tuo alter ego sbronzo una volta era un po' più Era più brillante, sta brillante. perdendo Sta colpi. perdendo colpi. C'è un ricordo, allegato c'è, mi sembra buono. Spediamo.
spediamo. Dai. Ultimo scrupolo, fine del mondo. Non proprio ci interessa. No, non ci interessa. Non ci interessa. È arrivata una mail. Ho l'auto of office, rispondi in automatico. Fabri, il mittente sei tu. Cari Fabrizio e Carlo, è passato un anno da quando vi abbiamo mandato il telegramma. Forse a voi saranno sembrati pochi minuti. Porca puttana, siamo Fabrizio e Carlo dal futuro? Cioè voi stessi, ma dal futuro! Ritiro quello che ho detto, il tuo alter ego sbronzo è in forma. È assurdo, lo sappiamo, è difficile da accettare. Nel 2023 il mondo come voi lo conoscete finirà. Anche la pizza. Anche la pizza, le macchine si ribelleranno. Vabbè, questo è il classico. E tutto questo a causa della mail che state per mandare a Nicole del Festival delle Lettere. Vabbè. Psh, avevo ragione o no? Devo riconoscertelo, il tuo alter ego sbronzo sto giro proprio ha fatto forse il capolavoro, il suo capolavoro, possiamo dirlo. Ma quale capolavoro? Ma Fabri, sono qui, non ho fatto niente, dimmi come ho fatto a mandarti sta mail. Sono modi per programmare l'invio delle mail in altri orari. Si può fare. Ma certo che si può fare. E tu lo sai. Ma non lo so, non lo so da sobrio. Ma il tuo alter ego sbronzo lo sa. Forse dovrei lavorare col tuo alter ego sbronzo. Ma per piacere, la resistenza. La resistenza sta per soccombere. Molti di noi sono morti per stabilire la connessione necessaria a effettuare l'ultima chiamata via Skype dell'umanità. Rispondo. Ciao ragazzi. Ma funziona? Guarda come eravamo giovani. Oh. Ah sì, scusa. Se io dico raviolo decappottabile, voi dite? La tasca cicciosa. Sono loro. Sì, noi siamo noi, ma... Cioè voi chi siete? Siamo voi. Siamo noi. Vabbè, non c'è tempo per le spiegazioni. Non mandate quella mail. Lo dici così? Oh, stavamo per, cioè, telegramma, e siete stati un po' vaghi, cosa c'entra una mail con la fine del mondo? Vabbè, qualche spiegazione diamogliela. Nessuno lo sa con precisione, ma da quello scambio di mail è nata un'intelligenza artificiale malvagia. Chiamano la S.U.K. Che vuole sterminare l'umanità. Un sacco di gente è morta. Anche Marcello di Roma? No. E chi l'ammazza, quello? Scusate, nel futuro esistono cose tipo armi al plasma? Sì. Ne avete una? No. Infatti. Capito. Te l'ho detto che ci tenevano. Ma le armi al plasma costano un botto, durano niente, le batterie si scaricano subito. Sono molto inefficaci. Non mandate quella mail. Anzi, non mandate mail per una settimana. Così salviamo il mondo. Così evitate di distruggerlo. Tecnicismi. Insomma, salviamo il mondo. Salviamo il mondo. Salvatore del mondo. Salvatore del mondo. Dobbiamo andare. Sì, questo. Quindi questo è un viaggio nel tempo. Cioè l'uomo nel futuro può viaggiare nel tempo? L'uomo no, solo le informazioni. Nel 2022 internet era velocissimo, ma ancora non bastava. La gente voleva andare più veloce, scaricare più in fretta. Hanno creato questa nuova fibra ottica potentissima. Potevi scaricare la puntata di una serie da 50 minuti in un secondo. Un secondo? Gli esseri umani sopravvissuti sono pochissimi. C'è così tanta banda libera che la connessione è talmente veloce che va più veloce della luce. Può viaggiare nel tempo. Certo la tecnologia, passi da gigante, caro mio. Non mandate quella mail. Ah, un'ultima cosa, diamo la notizia, ragazzi. Ci sposiamo. Vabbè, che con chi? Noi due. Tra di noi. Ci sposiamo. No. Ragazzi, guardate che nel futuro rimane solo una donna. E se la fa Stefano Accorsi? Non mandate la mail. Ha detto Fabri! Diamelo! Faccio una chiamata. Vabbè, nota positiva. Invecchiamo bene. Poche rughe. Perché non lo so, non me la sento di perdere un lavoro per non mandare una mail. Perché noi giustamente non possiamo più mandare mail. Se no finisce il mondo. Che è male. È male. Mandiamo una lettera. Tu dici mandiamo una lettera, festa delle lettere. Apprezzeranno. Problema risolto. E poi via, spariamo per una settimana, non lo so, andiamo in vacanza. Però così, per una settimana
non ci facciamo più sentire, ci arriva una mail di lavoro, non risponde nessuno, non è professionale. E c'è l'out of office. Eh già. È geniale. Perfetto. Dai, proviamolo subito, vediamo se il mio funziona, mandami una mail. Aspetta, non possiamo mandare mail. Vabbè, allora hanno detto mail di lavoro, questa è una mail tra di noi. Mail di lavoro. Con corrisponditori automatici. Vai, manda, dice. Manda. Mandata. Eccola qua. È arrivata. Suca. Allora adesso dovrebbe... E adesso dovrebbe rispondermi automaticamente. Esatto, è arrivata. È un ufficio, questo messaggio automatico, eccetera, eccetera. E mi è arrivata una tua mail, perché... Perché? Ah, perché, perché giustamente mi sa che rispondi no. Ah, è il mio risponditore automatico. Questa è la mia. C'è questa... Ah, che ha risposto al tuo, il tuo ha risposto al mio. E di nuovo, praticamente continuano a rispondersi a vicenda. Chiaro. Vabbè, finché si divertono così. Dai. Che dolcezza. Si senti, andiamo a scrivere questa lettera. Allora, tu hai, come si scrive, fogli, come si scrive la lettera? Busta. Che tu hai una busta? No, andiamo a prendere. Andiamo a comprarla. Se poi serve francobolli che sono, scusa, ricordami un attimo. Tipo dentellati, non so. Colorati. Comprare in farmacia. Quelli a tabacchi. Forse, ah no, quelli si comprano alla bottega dello speziale. La bottega dello speziale. Lettera si scrive a matita, quello obbligatorio. Però con il calamaio anche. Allora piuma d'oca, via, serve un'oca, presto. Thank you.